Per Bici Sport e qui Bici Sport, Antonio Tiberi. Antonio, complimenti, una bella gara, ci hai anche provato nel finale. Grazie, sì, dai, oggi la gamba era buona e il finale stavo un po' aspettando che attaccasse Pogacar per fare un po' di ritmo duro già magari da 3-4 ore d'arrivo. E poi alla fine, quando ho visto che nessuno si muoveva, ho provato a fare anch'io qualche allungo in primis e poi niente, alla fine siamo arrivati con tutti quanti morati a giocarci la vittoria e Tadej ha avuto la migliore. Senti, ma un arrivo un po' inusuale, vi aspettavate l'attacco di Pogacar prima? Sì, sinceramente mi aspettavo questo attacco prima, e però da una parte è anche vero che ormai ha un bel distacco, quindi non è che ha bisogno di sforzarsi più di tanto. Senti, come avevi pronosticato ieri, qualcuno ha pagato caro, tipo Juan Pedro Lopez e anche altri, ci avevi preso, insomma. Sì, ieri era una crono veramente tanto impegnativa, sapevo che era tanto adatta a me, magari poi meno adatta a ragazzi appunto come Juan Pedro, che sono scalatori puri, quindi dai, è andata veramente bene, sono riuscito a rientrare in top 10 e cerco di continuare così. Senti, tu sensazioni sempre in crescendo, più passano i giorni e più vai bene. Sì, quello per fortuna è rimasto un po' lo stesso anche dalla quarta dell'anno scorso, e man mano che passano i giorni e si va avanti e mi sento sempre meglio, più reattivo, e che il fisico riesce a recuperare meglio dalla fatica, quindi dai, speriamo che continua così, e se sarà così l'ultima settimana sarà da divertirsi. Antonio, ultimissima domanda, dopo la prima settimana di gara sei dove volevi essere? Come, scusami, non ho capito? Dopo la prima settimana di Giro d'Italia sei dove volevi essere più o meno? Sì, dai, senza quel piccolo problema Europa magari potevo essere messo un po' meglio. Adesso per quello che è il mio obiettivo devo cercare di recuperare un po' di tempo, però dai, il giro è ancora lungo. Qual è il tuo obiettivo? Ah, top 5. Grazie, complimenti.